Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe! Allora ragazzi, l'aggiornamento 32 Veilbreaker è arrivato! Finalmente, oserei dire, dopo una lunga pausa con carenza di aggiornamenti, è arrivato un aggiornamento molto molto sostanzioso, ragazzi, che introduce tante novità, aggiusta diverse cose con dei fix, delle modifiche. Vedremo poi tutto con calma perché c'è davvero un sacco di cose da vedere assieme. Questo vuole essere solo un primo video introduttivo, appunto, per segnalarvi che è arrivato l'aggiornamento, ma anche per segnalarvi che non è arrivato tutto assieme. È arrivata una prima parte con la quest Veilbreaker, però alcune meccaniche, la sfida contro gli Archon e altre cose in realtà arriveranno solo la prossima settimana. In Digital Extreme si sono presi praticamente una settimana in più per testare queste nuove meccaniche e affinarle in modo che quando usciranno saranno effettivamente a posto, o quantomeno il più a posto possibile. Comunque, come al solito, leggiamo la breve lettera, in questo caso introduttiva. Il nuovo salvatore del sistema Origin è tornato. Liberatosi dalle catene Narmer, Cal 175 torna con una missione personale per salvare i suoi fratelli, ma non può farlo da solo. Ecco a te la quest Veilbreaker, una continuazione della nuova guerra dal punto di vista di Cal, determinato nel liberare i suoi compagni dalle grinfie di Narmer. La quest Veilbreaker è disponibile per coloro che hanno completato la nuova guerra. Come del resto oserei dire era abbastanza prevedibile, ragazzi, visto che il personaggio di Cal si incontra soltanto giocando la nuova guerra, beh, è ovvio che questi siano contenuti accessibili solo a chi ha già affrontato quella quest di trama. Quindi, nel caso non ci siate ancora arrivati, nel caso non vogliate spoiler, beh, mi raccomando, evitate i prossimi video dove andremo a vedere la quest e le cose relative appunto a Veilbreaker. Ma proseguiamo la lettura. Dopo la conclusione della quest individuale Veilbreaker ti aspettano nuove avventure. Avremo la Cal Garrison, un campo a misura di Cal e dei suoi fratelli. Personalizza, metti a punto strategie e denarmerizza mentre ti fai strada verso nuove ricompense e sistemi. Caccia Archon, affronta battaglie avanzate contro gli Archon per ottenere frammenti Archon e molto altro. Frammenti Archon, che vanno infusi praticamente nei nostri Warframe, e con questi Warframe si offriranno potenziamenti permanenti ad una varietà di statistiche, quindi un nuovo sistema di potenziamento per i nostri Warframe, per i nostri personaggi, e quindi qua, ragazzi, si aprono enormi potenzialità di farming in questo gioco, come se già non bastasse. E poi, cos'altro ci possiamo aspettare da questo aggiornamento? Beh, il 50° Warframe, Steinax, è qui. Steinax non si chiede mai quanti nemici dovrà affrontare, solo dove si trovano. Completa il tuo arsenale con la sua Speargun distintiva, Afentis, un'altra arma che ha un nome abbastanza latino. Devo andare a controllare se effettivamente anche quest'arma proviene da lì. Poi abbiamo la skin Protea Caladrius, veramente una skin stupenda, a cui probabilmente dedicherò un video nei prossimi giorni. E anche questa è accompagnata da una skin per il Tonkor e da una skin per le armi da lancio. Quindi altre cose molto interessanti. In più, altre 4 skin Void Shell, direttamente per Steinax, ma anche per Excalibur, Wukong e Nova. Inoltre, vabbè, ci sono armi, cosmetiche e molto altro. Veilbreaker porta anche un'abbondanza di modifiche alla quality of life. Come vi dicevo prima, ci sono davvero un sacco di modifiche. Quindi abbiamo un modifica al sistema delle associazioni. Vedremo che è un po' cambiato tutto il sistema di gestione di associazione alle varie associazioni, perdonate il gioco di parole. Poi c'è una revisione dei Warframe iniziali, sono stati leggermente ritoccati e potenziati Excalibur, Mag e Volt, in modo da essere un pochino più interessanti anche per chi approccia da nuovo giocatore il gioco. Poi ci sono modifiche all'area di effetto, portando scelte strategiche all'utilizzo delle armi AOE. Beh, questo detto così non fa capire un granché, ma in realtà si tratta di un nerf per le armi
con attacco ad area, perché effettivamente si sono resi conto in Digital Extreme che erano quelle più utilizzate, ma di gran lunga più utilizzate rispetto a tutte le altre armi, e quindi hanno pensato bene, per ribilanciare un po' tutte le armi a nostra disposizione, di nerfare un po' quelle con questa meccanica. C'è una revisione poi anche delle Spear Gun, quindi le poche lance da sparo, perché con quella che è arrivata adesso per il nostro Steinax, la Aphantis, sono solo tre le armi di questa tipologia. Ma poi vedremo di preciso in che cosa consiste questa modifica. E poi, questa non la sapevo, mi era sfuggita, c'è una modifica anche per la doratura degli AMP. Quindi le statistiche massime finali saranno disponibili al momento della costruzione per ridurre i problemi a farli salire di grado. Ok, una cosa interessante, carina, in effetti aiuta per rendersi conto di dove si vuole arrivare con l'arma. E poi modifiche anche al sistema di Riven, perché quelle non svelate non incideranno sul conteggio delle Riven, quindi potremo fare grandi scorte di Riven da scoprire ancora, mentre adesso era piuttosto limitata la nostra disponibilità. E molto altro, ragazzi. Ci sono modifiche a Wukong, soprattutto al suo Celestial Twin. È stato anche in questo caso un po' nerfato, perché in molti ne approfittavano un po' troppo delle sue meccaniche, stavano magari a FK e lasciavano fare tutto il lavoro al clone. E quindi, insomma, c'è veramente un sacco di roba, come potete vedere. Quindi, come possiamo notare, ci dice ancora Digital Extreme, molti sistemi già noti stanno ricevendo modifiche piccole e grandi. Ci incoraggiano quindi a sperimentare questi cambiamenti un po' alla volta per familiarizzare con tutto quello che Veilbreaker ha portato. Bene, quindi ragazzi, come dice anche la lettera, è ora di rompere qualche velo. E quindi entriamo in gioco. Qui abbiamo, ok, la solita ricompensa giornaliera. Innanzitutto vediamo se Steinax è già arrivato oppure no. In realtà ho già ricevuto un messaggio sul Discord di Digital Extreme che avvisava che hanno dovuto sospendere le notifiche di rilascio di Steinax, perché è capitato che alcuni già stessero ricevendo per errore dei duplicati di Steinax. Quindi vediamo un po' se per caso è arrivato oppure no. Intanto qui abbiamo un bel po' di Endo e di crediti. Questo perché, appunto, con il rimaneggiamento delle meccaniche hanno voluto dare un rimborso, per così dire, ai giocatori che magari hanno investito le loro risorse per potenziare determinate mod, nel caso specifico quelle per il danno AOE, quindi Firestorm e Fulmination, e di conseguenza ci hanno voluto dare un compenso per ribilanciare il fatto che non sono più mod appetibili. Ma oltre a questo abbiamo tutta un'altra serie di lettere, da quello che posso vedere. Una di Baruch Ittir, che ci avvisa appunto che si sono unificati su tutte le piattaforme i suoi mercati, quindi adesso in contemporanea avremo sempre gli stessi oggetti sia che giochiamo su PC che su qualsiasi altra piattaforma. E vediamo un po' se ci dice qualcos'altro di interessante. Ah, questa è una cosa molto interessante. Alcuni di voi potrebbero notare che delle stazioni che erano state precedentemente distrutte sono miracolosamente riapparse intatte. Al contrario, altre stazioni hanno cessato di esistere. Nessuno ha detto che scherzare con l'eternalismo sarebbe stato facile e semplice. In effetti, in questo modo unificano non soltanto il mercato, ma unificheranno, immagino, anche dove potremo trovare Baruch Ittir. Quindi, per dire, se su PC arrivava su Mercurio, adesso magari la stazione di Mercurio non ci sarà più, perché arriverà su Venere come capitava su PlayStation, per dirne una. Molto interessante anche questa piccola modifica, sicuramente quality of life per gestire un po' meglio il tutto. Poi abbiamo anche una mail da parte di Ordis che ci dice che i Warframe sono davvero straordinari. Ordis ha rilevato delle evoluzioni in Excalibur, Mag, Volt e Wukong che hanno trasformato le loro abilità. Anche adesso si adattano alle esigenze di un campo di battaglia in continua evoluzione. Quindi quando Ordis ha fatto questa scoperta siamo passati attraverso un campo di detriti della termosfera terrestre, una manifestazione molto curiosa. E forse i resti di una stazione Orokin? Ordis ha raccolto delle risorse esemplari durante il nostro passaggio. 3 Forma, 2 catalizzatori Orokin e 2 reattori Orokin.
anche in questo caso, diciamo, una sorta di rimborso per chi magari ha deciso di, che ne so, buttare Excalibur perché non gli piaceva come funzionava, tanto per fare un esempio. Quindi questo è sicuramente un'occasione per riscoprire questi Warframe e sperimentare nuovamente con loro, ragazzi. Gli altri due, ragazzi, sono messaggi per i creator, quindi ci saranno tutta una serie di ricompense che mi sono state donate per potervele portare in video e mostrarvele, e da quel che posso vedere Steinax è già qui, quindi a questo punto, già che ci siamo, andiamo subito ad equipaggiarlo così lo possiamo vedere. Allora, cambiamo il nostro Wukong e Steinax in realtà non lo vedo. Quindi ragazzi, vi confermo che molto probabilmente per il momento non stanno arrivando gli Steinax perché appunto ci sono stati dei problemi nell'assegnazione. Come ha già avvisato Digital Extreme, ad alcuni sono arrivati dei doppioni di Steinax e quindi per risolvere il problema hanno fatto che bloccare l'invio. Almeno questo è quanto ho potuto verificare dal messaggio che ho ricevuto tramite Discord. Però vediamo un attimino. Ecco, per esempio, qui c'è la collezione di Steinax. Quindi, in realtà, è possibile recuperarlo. Ah no, però questa in realtà è soltanto la skin Void Shell. Ve lo confermo. Al momento Steinax non è ancora accessibile, non è ancora disponibile. Staremo a vedere se riusciranno a risolvere questo problema già nelle prossime ore o se preferiranno magari rimandare il tutto alla prossima settimana con il rilascio delle altre meccaniche di gioco, ragazzi. Quindi, beh, portate pazienza, ragazzi, se credevate di mettere già subito le mani su Steinax, ma ci vorrà ancora un pochino di pazienza. Intanto vi ricordo che se farete il login in gioco fino al 21 di settembre potrete ricevere direttamente Steinax gratuitamente, senza bisogno quindi di farmarlo. Superata la data del 21 settembre, beh, si farà come per tutti gli altri Warframe e quindi bisognerà recuperare tutte le risorse per poterlo craftare. Oppure, beh, c'è sempre la strada di comprarlo per platini. Intanto c'è veramente un sacco di cose da scoprire, anche già solo se veniamo qua nella schermata dei sindacati, delle associazioni, vedete che è cambiato drasticamente l'interfaccia. E bisogna quindi rimettere mano e capire un pochino bene come funziona il tutto. Ma detto questo, ragazzi, io direi che per questo breve video introduttivo è tutto. Quindi vi saluto qui e vi do appuntamento ai prossimi giorni, dove sicuramente arriveranno altri video legati a Veilbreaker. Sicuramente una cosa che non vedo l'ora di fare, però ahimè dovrò trovare il tempo di farla, e andare ad affrontare la quest Veilbreaker. Quindi aspettatevela molto molto presto. E vedo che c'è un nuovo Leverian dedicato a Steinax, quindi anche questo sarà decisamente da scoprire. Oh, finalmente un nuovo Leverian, ragazzi! Ero preoccupato che il nostro Drusus avesse già chiuso i battenti. Va bene, detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao ciao!